Ciao a tutti, questa è la guida per la gestione dello scrutinio finale per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Entrati nel registro elettronico, andiamo nella sezione scrutinio finale, selezioniamo la classe e inseriamo la password per lo scrutinio. Gestisci scrutinio. Selezioniamo scuola secondaria di primo grado, conferma. Come prima cosa andiamo a validare l'anno scolastico. Per gli alunni che hanno numerose assenze, impostiamo, ad esempio, Causio non ha frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale e confermiamo. Prosegui, torniamo al tabellone con le proposte di voto inserite dai vari docenti. Supponiamo di dover modificare qualche voto, ad esempio Altobelli 7 in scienze. Ecco, la media verrà aggiornata solo dopo aver cliccato su Salva. Torniamo al tabellone e vediamo che ora la media è aggiornata. Inseriamo il voto di comportamento e nella casella Esito P sta per promosso, N per non promosso. Salviamo. Ignoriamo questo messaggio, indica semplicemente che abbiamo degli alunni con materie insufficienti. E ripetiamo il procedimento per tutti gli alunni. Clicchiamo su Salva e lo scrutinio è terminato. Arrivederci alla prossima guida.